Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere alcune codifiche su un Audi Q2 del 2018. Il modello è questo qua che vedete nel video. Adesso entreremo all'interno della macchina e in base agli accessori effettueremo codifiche. Venite con me. Eccoci qua. Come prima cosa andremo ad attaccare sotto qua, eccolo qua, troviamo la porta, vedete, OBD, e collegheremo i vari accessori per le prime codifiche. Adesso vi faccio vedere. Ok, allora prima di effettuare le nostre prime codifiche, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a dare l'alimentazione alla macchina. Allora ragazzi, quello che vi farò vedere oggi sono le codifiche e le faremo con il nostro OBD11. In questo caso andiamo ad aprire, ecco qua, e andremo a collegare all'interno della nostra macchina. Per collegarlo basta, ecco qua dove stanno i pedali, giusto per farvi capire, andare sotto qua e andarlo a mettere nella posizione. Vedete? In questa posizione qua. Lo mettiamo all'interno. Se c'entra, vedete una spia. Adesso non ci resta altro che prendere il nostro telefonino e aprire l'applicazione. Ecco qua. Apriamo l'applicazione. Andiamo su connetti. Automaticamente il telefono vi chiederà se non avete già Bluetooth attivo di attivare il Bluetooth e di andarci a connettere sull'OBD. Ad ogni modo, prima di effettuare una qualsiasi codifica, vi consiglio ad ogni modo di fare una scansione di tutte le centraline. Io adesso che farò? Dividerò, diciamo, il video, andrò ad abbreviare il video nel momento in cui andrò a leggere tutte le centraline e dopo vi farò vedere le prime codifiche che si possono fare. Stesso l'applicazione inizierà a scansionare tutte le centraline, in questo caso sono 15 centraline, come potete vedere. E poi, stesso qui sotto qua vi dirà quale è la centralina che in questo caso sta iniziando a scansionare. Ecco qua, 15 scansioni effettuate, nessun errore all'interno dell'unità di controllo. E adesso inizieremo con le prime codifiche. La codifica che adesso vi farò vedere è per quanto riguarda, vedete, eccola là, la spia delle lucette per quanto riguarda la cintura di sicurezza. Nel momento in cui noi andremo adesso a mettere la cintura si spegnerà. O comunque, come appena accendiamo la macchina, inizierà a suonare e per dirci di mettere la cintura. Come sempre vi ricordo che la cintura va sempre messa in ogni caso, mai, 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 mai non guidare senza la cintura di sicurezza, perché la cintura di sicurezza vi salva la vita. Andremo a fare queste codifiche solamente per una questione di comodità, per non avere anche a macchina spenta, cioè a macchina in moto, questo fastidioso bip che ad ogni modo ci può dare fastidio. Vi ripeto, anche se la macchina non vi dice di mettere la cintura di sicurezza, mettetela sempre. Ecco, questa modifica qua la facciamo senza utilizzare i nostri crediti. Basta andare nelle centraline, ecco qua, della nostra macchina e andiamo in quadro strumenti, nella 17. Andiamo in adattamento. Andiamo in questo sottomenu qua, andiamo a selezionare la voce riguardante proprio la cintura, andiamo a trovare eccola qua, disattivazione allarme cintura di sicurezza, ci clicchiamo sopra, andiamo a selezionare sì, poi ok e confermiamo. Adesso facciamo, nel momento in cui vado a confermare ci dà l'ok. Quella spia, quella lucetta rossa si eliminerà. Confermiamo. Codifica effettuata. Come avete visto, la lucetta si è tolta. Ok, ragazzi? E questa è la codifica riguardante la disattivazione dell'allarme delle cinture di sicurezza.
Ragazzi, grazie per la visualizzazione di questo video. Come sempre vi invito, laddove ancora non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e attivare la campanella. Ok ragazzi? Grazie ragazzi, ciao e al prossimo video.